Yes, come on guys, andiamo avanti nella prossima puntata di Metroid Prime. Oltrepassiamo questa porta e ci troviamo dove? Che schifo, pirati spaziali. Non vi rendete conto di essere brutti? Ah, questa sì che è una bella tattica, congela e distruggi. Adesso dobbiamo distruggere questo bestione, non vi preoccupate, è tutto fumo e niente arrosto. Basteranno pochi super missili per metterlo KO. Questo qui deve, se non sbaglio, si chiama Pirata Omega o qualcosa del genere. Yeah. Ecco, quando tiene la mano avanti e tiene quella specie di palla gialla, non attacchiamolo perché assorbirà i nostri attacchi. Visto? Due super missili, un raggio ricarica di raggio energia ed è già KO. Perché ricordate ragazzi, i pirati Omega sono sfigati. Ora andiamo di là, andiamo di là, andiamo di là, di là, di là, di là, andiamo di qua, prima di qua va. Ah, mi sa che qui non ci possiamo ancora andare. Perché indovinate cosa ci serve? Proprio così, ci serve il bendizio. O meglio, l'arma che distrugge il bendizio. Poiché il bendizio è un materiale. Benissimo, benissimo, benerrimo. Oh, chi ha usato attaccarmi? Non si vede. Fa niente. Tu! Io puoi essere battuto solo col raggio gelo. Preparati ad assaggiare il mio raggio gelo. Ah, voglio dirvi una cosa. I pirati spaziali che possono essere distrutti solo con il raggio energia possono essere distrutti anche con il super missile, che è la combo ricarica del raggio energia. Così come i mostri che possono essere distrutti dal raggio onda possono essere distrutti anche dall'ultra onda. Poi ci saranno anche quelli per il raggio gelo e per il raggio, per l'ultimo raggio che prenderemo. Allora qui bisogna disattivare quel campo di forza con un computer che non mi ricordo qual è, quindi li sto esaminando un po' tutti. Cappero. Ok ragazzi, non mi piace scherzare, quindi come si apre quel cappero di campo di forza? Qui è pieno di informazioni sui pirati. Ah, fantastico. Ah, questo pezzo è uno di quelli che mi piacciono di meno. Poiché appena arriviamo noi, tac, si libera un'ondata di gas tossico. Quindi più stiamo qua dentro, più ci facciamo male. Quindi usciamo immediatamente ragazzi, se non vogliamo morire di puzza. Qui tra la ai. Oh. Se non ricordo male. Sì, lo so, mi sto facendo male. Bendizio. Torniamo qua quando avremo l'arma che può battere il bendizio, che può distruggere il bendizio. Ehi ragazzo, con che coraggio mi colpisci? Non sai chi sono io? Io sono Samus Aran. Ah, è proprio per questo che mi colpisci. Porta rispetto, sono una signora dopo tutto. Me lo ricordo ancora, lì c'è un blocco cappero. Ah, forte, sono caduto. Dicevo che lì c'è una stazione di salvataggio. Quindi liberiamoci immediatamente di questi sfigati e andiamo avanti. Wow, che volo che fanno quando muoiono. Disattiviamo il campo di forza. Flalalai. Quindi riproviamoci. 1 e 2.
Oh, lo detesto, Bendezio. Non vedo l'ora di avere quell'arma innominabile finché non l'abbiamo presa. Che non dovrebbe mancare tanto. Sinceramente non so quanto manca, spero che manchi poco. Ah, perfetto, è qua. Però prima... Ah, fantastico, non posso andare a salvare. Allora, questi vanno battuti alla cieca, poiché anche col visore termico sono invisibili. E non possono essere mirati, ovviamente. Non vi preoccupate, se non ricordo male, questo qui è l'unico esemplare che incontreremo. Ora, lì si rompe, per magia, un piccolo spazio. E nascono per magia delle scosse elettriche. Vedete una cosa luminosa nel mezzo? Lì, quello è il potenziamento. Oddio, è uno dei miei pezzi preferiti questo. Bisogna fare una sorta di labirinto, aia. Bisogna fare un labirinto per raggiungere l'arma. Adoro i labirinti. Aia. Le scosse gialle sono temporanee. Ecco, quando siete su quella cosa blu e usate una bomba morfosfera, potete distruggere alcune scosse elettriche, non so per quale principio fisico, ma è così, tuttavia, quindi fatelo. Aia, bomba e kaboom. Perfetto, ci siamo arrivati. Eccola, l'abbiamo trovata, finalmente. Kaboom! Avete capito? È la gigabomba. Gigabomba. Mi sa che è l'arma più forte del gioco. Ottenuta gigabomba. Non vorrei dire cazzate, ma sbaglio o ci sono anche le espansioni per le gigabombe? Non so se in questo gioco ci sono. In alcuni giochi di Metroid ci sono. Questo non ne sono tanto sicuro. Nel frattempo salviamo. Ora finalmente possiamo distruggere quel ca di Bendezio. Per usare una gigabomba bisogna premere giù, quindi il tasto per usare i missili, quando si è in morfosfera. Come avete capito però le gigabombe non sono infinite, se no che cavolata. Se guardate in alto a destra potete vedere il numerino 2, questo significa che ne abbiamo due. Proprio così, per ora abbiamo due gigabombe. Voi mi state antipatiche, via di torno. Basta. Ok, io ci tengo al mio visore. Non me lo lascio rompere così. Basta. Benissimo. Perché benissimo? Vabbè, fai niente. Sono ottimista, ogni cosa è benissimo. Ok, qui ci sono i pirati, oddio, qui ci sono i Metroid. Questo ci fa capire che i pirati stanno conducendo esperimenti sui Metroid. Ma questo avete già capito se fate qualche scansione ai dati dei pirati spaziali, che io non faccio perché sinceramente non ne ho proprio voglia. Ma la prima volta che ho fatto il gioco le ho fatte, quindi se volete il 100% dovete fare un'escansione. Un'escansione, sì, potete fare una scansione di ogni dato dei pirati, che non so, mi sa di averli presi tutti, io non ne sono tanto sicuro. Sì, mi sembra di sì. Iscrizione Chozo me ne manca una, mi manca l'ultima che non so dove trovarla, ma fa niente. Metroid, mi stai sulle balle, muori. Anche tu, che sei Metroid, mi stai sulle balle, muori. Ah, per Metroid è molto bello usare la tattica congela e distrutti, sì. Congela e distruggi. Ora, qui o ci facciamo un bel bagno nel Fuzzle, oppure ci rendiamo conto che qui non possiamo ancora andarci perché ci serve un altro potenziamento, quindi facciamo dietro front. Analisi spettri completata. Qui ci dice dove dobbiamo andare, dobbiamo andare alla superficie Talon. Grazie per avermelo detto. Tuttavia l'avrei scoperto da solo, quindi meglio che stai zitta, capito? Sinceramente non me lo ricordavo. L'avrei scoperto da solo, ma dopo tanto tempo, quindi grazie. Come ti chiami? Scansione. Grazie, scansione.
Ah, fantastico. Siete noiosi? Ah già, non possono essere attaccati dei missili. Dove sei? Eccoti qua, muori. Yeah! Adesso, allora, per uscire da questa stanza non me lo ricordo mai. Allora, ah sì, bisogna andarti qua. Salirti qui, poi qua, poi qua, poi quassù. Aia. No! Riproviamoci. Qui, 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 quassù, su, qua, qua, poi qua, andiamo qui, qua, qui e infine qui. Benissimo, benerrimo. Sono attestato. Ehi, stai buono. Sei l'unico che può rompere con un pugno un campo di forza. Oh, fatto male? Cosa fai da pian cosa fai? Piangi dalla mamma? Attaccami, sfigato. Ingenuo. È un classico, chiama lo sfigato, poi lui mi attacca e io lo attacco. Le porte sono state sbloccate perché prima erano bloccate. Beh, tanto meglio. Qui distruggiamo questa cosa di Bendezio. Perché il Bendezio mi sta sulle palle. Ah, perfetto, abbiamo la mappa. Magari fosse la mappa di tutte le miniere. Invece abbiamo una parziale mappa delle miniere. Hai scaricato la mappa del livello? Sì, sappiamo già come controllare la mappa, non c'è bisogno, me lo dici tu, stai zitto. Torniamo indietro, etro, etro. Perfetto, qui ora che abbiamo la gigabomba, distruggiamo quella cosa lì. Entriamo. Qua facciamo una scansione. Quindi si azionano le ventole. E il gas sparisce, le bombe vanno contro quel ventilatore che esplode e come dire, ci fa vedere, insomma, ci fa vedere che c'è un'espansione, un serbatoio energia. Qui dobbiamo salire con la turbomorfosfera, la Tony Hawk. Oh, cappero. Cappero. Sali Samus, fai la brava, brava. Fai la brava, brava. Giù. Visto come obbediente, per forza la comando io. Ora, congelatevi! Ancora meglio, sei morto. Qui devo andare. Allora, se andiamo qua, andiamo qui. Se invece andiamo qua, tunnel di manutenzione. Allora andiamo qua. Ah sì, qui non ci possiamo andare perché c'è il Bendezio. Ma adesso che possiamo distruggere il Bendezio, possiamo passare dove prima c'era il Bendezio. Tuttavia, oltre questa porta ci passeremo la prossima volta. Anzi, ci andiamo adesso. Ma una volta oltrepassata la porta, io vi saluto e ci vediamo alla prossima parte di Metroid Prime. Ciao ragazzi!